Riscoprire l'arte di Caravaggio attraverso la riflessione storica, artistica e teologica del pittore nissano vissuto nel XVII secolo, Vincenzo Ruggeri. Parla di questo il passato per il presente, mostra e riflessione sull'opera di Vincenzo Ruggeri, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Alcide De Gasperi e dal gruppo nisseno FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Nell'altare della chiesa di San Domenico, Felice Dell'Utri, storico dell'arte e restauratore, e Giuseppe D'Anna, docente di sacra scrittura, hanno commentato le opere del XVII secolo custodite nella chiesa, quali Santa Maria delle Grazie e Ecce Homo, la Madonna del Rosario, patrimonio storico e artistico da preservare e da far conoscere alle giovani generazioni. Ruggeri ha espresso questo desiderio di essere seppellito nella chiesa, decorata da un ciclo quasi completo di opere sue che glorificavano principalmente, oltre che Dio, attenzione, innanzitutto, l'ordine domenicano. Oltretutto lui aveva un parente, priore domenicano, il padre Vincenzo Ruggeri. Come un altro suo nipote, il padre Gregorio Ruggeri era priore benedettino, era di una famiglia di notabili. E comunque ha fatto molto e ha dato molto alla storia dell'arte siciliana, perché le sue opere si conservano nelle più importanti città della Sicilia, da Palermo ad Agrigento, da Enna a Bivona. Si tratta di fare memoria della cultura, della storia, della fede, di una comunità che si ritrova a partire dalle origini e cerca di interpretare il presente. La cultura certamente è una delle forme di trasmissione della fede e ci permette di entrare anche nello spirito, di coloro che come committenza indicavano agli artisti le opere da realizzare e che loro riuscivano a realizzare attraverso il loro stile, attraverso l'ambiente culturale in cui vivevano. Ecco, il fatto che questa manifestazione si fa in chiesa dice che la chiesa e queste opere non sono un museo, ma sono viva espressione di una realtà ecclesiale che ha trovato in questi aspetti artistici, una storia degli effetti di rilettura dei testi biblici e anche dei dogmi, della tradizione ecclesiale, momenti popolari per parlare, ecco, alla gente. Una figura importante di spicco come Vincenzo Ruggeri, che è stata tralasciata nel corso degli anni, può essere per noi giovani un motivo per scoprire appunto il nostro territorio a partire dalle sue opere d'arte e in quanto giovani universitari comunque appunto approfondire, cercare con lo studio delle opere, con la formazione, la conoscenza del nostro territorio.